Recupera palla Grillo, calcia col destro, la risposta di Orlando, attenzione a Saraceno che trova il gol del raddoppio per il Caravaggio. Segnato Saraceno, Orlando che ha respinto il pallone sui piedi. Attenzione a Cappelli che prova ad andare, mette al centro, è tutto solo sul secondo palo. Cassese riapre la partita, 2-1 il Tigres si riporta. Sì. Attenzione, cross al centro sul secondo palo, è arrivato il gol di Guerra per il 3-1 del Caravaggio che porta a 2 le marcature di vantaggio nuovamente. Il cross e poi va a vuoto Peppe Orlando e Calzone trova il gol del 4-1. Calzone poi Esposito che parte, lascia lì l'avversario, va dal fondo fino dentro. Esposito trova la doppietta personale, il gol del 5-1, ha fatto tutto lui. Grillo fa scorrere il pallone, lo scambio poi con Esposito, allarga per Fuscaldo, zona tiro, cerca il destro, Fuscaldo! Arriva anche il gol del 6-1 per il Caravaggio che sta demolendo. Lancio in verticale per Agrillo, si butta dentro Esposito che vorrebbe ancora il pallone, lo riceve il pallonetto di Esposito per il 7-1, tripletta. Gianmarco Esposito, autore di una tripletta nella vittoria del 7-1 del Caravaggio contro il Tigres, una partita che avete dominato, anche se poi insomma sul 2-1 si è riaperta, siete stati bravi voi a chiuderla di nuovo. Sì, è stata una partita che all'inizio noi pensavamo fosse molto più semplice, invece all'inizio per fortuna abbiamo fatto il primo gol perché loro erano 9 in meno e quindi siamo andati in vantaggio subito. Poi sul 2-1 è stata una distrazione del difensore, ma per fortuna abbiamo cominciato a giocare un'altra volta e abbiamo chiuso la partita. Qualcuno dice che siete la squadra del futuro per vincere su questo campo anche nei prossimi anni, ma magari vincere anche quest'anno, cosa ne pensi? Vincere è un gran sogno, perché siamo i più piccoli e siamo la prima volta che facciamo questo torneo. Speriamo di arrivare il più lontano possibile. Grazie, complimenti, in bocca al lupo. Grazie mille, Crepi.